Ci scusiamo per il ritardo, però perché era prevista la conferenza stampa, e vedendo che la conferenza stampa già il nostro candidato l'abbia fatto già fuori perché l'hanno bloccato tutto il tempo, no? Però dobbiamo capire che il nostro candidato Rosario Vietta è quindi in ritardo dovuto anche perché un giro per la provincia di Trapani è impegnativo e per la Sicilia sicuramente. E quindi io ritengo che sarò brevissimo proprio nell'introduzione perché è giusto dare anche la parola soprattutto a Rosario Crocetta perché tutti attendiamo diciamo, le idee di Rosario Crocetta e quello che ha voglia di fare Rosario Crocetta. È chiaro che fuori dubbio abbiamo visto lì alcuni precari che diciamo, hanno delle problematiche, ma non sono soltanto i problemi dei precari. La Sicilia ha bisogno di un risanamento complessivo, sicuramente la Sicilia in questo momento di grande confusione nel nostro paese, di grande diciamo, instabilità sicuramente economica dovuta sicuramente a delle precedenti gestioni, è chiaro che c'è bisogno di un chirurgo e noi chi potevamo è sicuramente chiedere al nostro governatore di fare un po' di sicuramente chirurgia, perché bisogna risanare un po' tutto. La situazione è completamente confusionaria, abbiamo bisogno di mettere ordine, abbiamo bisogno di riportare credibilità sicuramente nella nostra regione, non soltanto nella nostra regione, nel nostro paese, per tutti gli esempi che si verificano quotidianamente di malcostume, sicuramente di mancanza di regole, sicuramente di passione e di servizio nei confronti della gente e dei cittadini. Oggi il momento è un momento che dobbiamo sicuramente, e i partiti devono fare anche la loro parte, anche se in questo periodo i partiti con l'antipolitica che prevale è chiaro che devono fare ordine sicuramente all'interno delle forze politiche per ritornare e ripristinare quelle regole di buona democrazia che il paese ha bisogno. Crocetta in Sicilia deve sicuramente, dovrà sicuramente, lo farà sicuramente, perché la passione ce l'ha, e noi lo conosciamo da sindaco di Cera, da parlamentare europeo, per tutto quello che ha fatto, sicuramente sarà lui il protagonista della rinascita della Sicilia, e quindi sicuramente io passo la parola, non so se Baldo vuole dare, ma a Rosario Crocetta, sicuramente futuro governatore della Sicilia. Ciao a tutti, amici di Trapani, amici e amiche di Trapani. Guarda, innanzitutto a me non piace essere chiamato governatore. Mi sa che una parola vecchia, c'è cioè una parola che è quasi così, come quando ai tempi delle colonie si mandava qualcuno a governare. Io amo dire che vorrò essere il sindaco di Sicilia. Quando dico il sindaco dei siciliani faccio riferimento a un rapporto che deve mutare fra potere e cittadini, a una piramide che in qualche modo si deve rovesciare, perché noi non possiamo assolutamente pensare che il modo come si mantiene la struttura del paese, di potere nel nostro paese, nella nostra isola, sia quella attuale, dove c'è praticamente i cittadini sono chiamati a dare un voto durante le elezioni, un voto che danno in modo più o meno libero, perché di gente accusata di voto di scambio in questa regione ce n'è stata parecchio, e di un voto che in cui praticamente più che i cittadini sembrano essere più trattati come clienti che non cittadini, come popolo che invece deve gestire. Io voglio ricordare la Costituzione Repubblicana che dice che il potere sovrano appartiene al popolo e che gli eletti dovrebbero rispondere semplicemente, dovrebbero essere politicamente quegli organi che rappresentano l'espressione della volontà popolare. Invece non è così, e invece in qualche modo la politica si è trasformata con una politica delle caste, delle cricche, di gente che mantiene assurdi e inutili privilegi.
privilegi, i privilegi che hanno, che noi dobbiamo abolire, e di un modo di essere che allontana completamente i cittadini della politica. Quando noi parliamo dell'antipolitica parliamo proprio di questo atteggiamento che ormai è fatto in sfida a quanto è avvenuto sino adesso. Però se l'antipolitica si trasforma in politica, cioè nel senso che l'antipolitica si presenta alle elezioni in quanto tale, lì non ci siamo più, perché diventa politica organizzata, allora non si capisce qual è il ruolo. Non è che l'appartenenza più o meno a un partito santifica gli esseri umani. Gli esseri umani, gli individui e le persone hanno un valore a prescindere dalla tessera di partito che hanno. Allora cominciamo a mettere i distinti netti che dovranno essere al centro e devono essere al centro di queste cose. Io non mi candido in nome della continuità di nulla, mi candido per portare avanti una rivoluzione senza precedenti in Sicilia che assolutamente capovolga i termini del rapporto governanti-governati e metta in e romba il patto scellerato di potere che c'è stato ininterrottamente dal dopoguerra in poi tra politica deviata, economia deviata e mafia, con molta chiarezza. Andiamo agli eufemismi, è inutile che presentino le denunce nei tribunali, ci sono abituato e nessuno mi metterà a tacere e nessuno mi ridurrà al silenzio, né tantomeno ho paura di sapere il romano o di musulmani che dicono che hanno presentato denunce, oppure così portiamo nei tribunali le prove che abbiamo. E parliamoci chiaro, c'è una cassetta di cui tutti parlano oggi che è una ripresa libera di Miciche che parla con Bufardeci, non si vede mai in cassetta, ma il giornalista che l'ha fatta mi ha assicurato che si tratta di lui, è ripresa senza che Miciche lo sappia, nella quale Miciche Bufardeci dice: tu non sarai mai candidato del PDL. E Miciche dice: il PDL se ne frega della politica, l'unica cosa che gli interessa è la vicenda degli inceneritori, quei famosi inceneritori da 5 miliardi che avvelenerebbero, che emerrerebbero diossina, che sono persino ormai un genere proibito, e che non danno nessuno, che distruggerebbero luoghi persino incontaminati della Sicilia e avvelenerebbero la salute dei tanti siciliani, essendo ognuno di quei termovalorizzatori peraltro capace di smaltire i rifiuti di mezza Italia, per cui noi dovremmo praticamente diventare una sorta di pattumiera chimica dell'Italia, facendo una cosa scellerata. E allora Miciche continua a dire che credi lo scontro politico di questi anni del PDL qual è stato in Sicilia? È stato quello degli inceneritori. Io allora ho detto: in pratica il cosiddetto governo degli onesti e il sogno siciliano sono 5 inceneritori da 5 miliardi di euro, altro che buona politica, altro che cambiamento. Arriva Musumeci e dice: io denuncio Crocetta. A parte l'inconsistenza giuridica della denuncia, io riporto un video, fra l'altro Miciche mi ha tolto pure, mi ha dato involontariamente senza saperlo anche la possibilità alla grande di non avere alcuna responsabilità giuridica, perché è noto nel diritto che quando una persona comunica notizie note non è responsabile neppure del reato di infamazione, per intenderci, perché già è noto. E quindi eventualmente Musumeci ha dovuto denunciare Miciche, che ha dato quelle parole e poi ha trasmesso la cassetta. Tra l'altro la cassetta era stata già trasmessa da una emittente di Siracusa che si chiama La Nota 7, poi infatti è parziale perché è sequestrata dai carabinieri e quindi fa parte già di un procedimento, di un'inchiesta penale che c'è in corso presso la DDA di Palermo, quindi altro che denuncia. Io dico che ne vedremo delle belle,
Però io chiedo pubblicamente, glielo chiederò fino a quando lui non chiarirà questa cosa a Musumeci, chiederò se, come dice Micichè, per essere candidati della PDL bisogna accettare i termovalorizzatori, perché lui dice, Micichè, io mi sono incontrato con Firrarello e Saverio Romano che mi hanno posto questa condizione. Allora dico, lui era a conoscenza di questa, di questo, diciamo, richiesta della PDL? Saverio Romano è PID e Firrarello, che è il padrone del PDL, sapevano, hanno posto questa stessa condizione a Musumeci? Musumeci sapeva o non sapeva? Se sapeva, ha accettato? E se sapeva e non ha, e ha accettato, oppure no, è grave? Se non sapeva è ancora ulteriormente grave, perché uno che si candida alla presidenza della regione siciliana e non sa una cosa che tutti i siciliani sanno, che lo scontro degli ultimi 3 anni è stato quello degli inceneritori che il PDL vuole, allora ci troviamo di fronte a uno che non è completamente adeguato a rappresentare i siciliani e non rappresenta assolutamente. Invece di fare querele, come i miei sono rilievi politici, rispondessero a queste domande politiche. E vogliamo dirci con chiarezza che la Sicilia sta attraversando la fase più terribile della sua storia, dal dopoguerra in poi, con un buco di bilancio di 5 miliardi di euro, con gli altri rifiuti che hanno prodotto 3 miliardi e 700 milioni di euro, con una politica di rigore improntata che praticamente colpisce i più deboli, colpisce il precariato, colpisce le persone diversamente abili, colpisce l'assistenza agli anziani, colpisce i lavoratori e i disoccupati, e invece incrementa le fasce del privilegio. In questi 2 mesi sono stati dati circa 500 incarichi in una situazione profonda di crisi. Ogni assessorato ha diritto ad avere 32 consulenti in una situazione di crisi. Continuiamo a avere direttori generali, consulenti e vari che guadagnano 300, 400, 500, 600 mila euro l'anno, mentre i precari guadagnano 600, 800 euro l'anno. Per cui il bersaglio diventano i poveracci, mentre i privilegi delle caste e delle cricche continuano a essere mantenuti. Guardate che abbiamo rappresentanti di enti che esistono solo i rappresentanti, perché gli enti non fanno nessuna attività. L'altro giorno è venuto a trovarmi a Palermo uno che voleva un incarico di una società, mi ha detto: ti sostengo se vogliono, se però vorrei fare il direttore di questa ente, è una cosa importante perché è la mia esperienza. Dico: bene, una bella cosa, uno non ha una bella esperienza, può aiutare. Sono andato a vedere quell'ente autoplicato di un ente nazionale che io nei primi 5 giorni sicuramente abolirò, perché è l'unico dipendente che già è un direttore generale che guadagna 260.000 euro l'anno e non fa assolutamente nulla perché non ci sono dipendenti. Allora, quanti di questi enti dovremmo abolire? Io direi, cominciamo dagli altri rifiuti che hanno prodotto una situazione devastante in Sicilia, hanno incrementato il deficit siciliano, hanno peggiorato la qualità dei servizi, hanno aumentato le spese a carico dei comuni e dei cittadini. Allora, la competenza dei rifiuti torni direttamente ai comuni, che la potranno fare in forma di associato e responsabili politici.
che sono i sindaci, che non potranno dire più è colpa, se la città è sporca, è colpa del lato o è colpa di qualche è colpa del sindaco, e i cittadini sanno se premiare o punire il sindaco, e cominciamo a creare anche un principio di responsabilità e risparmiamo pure i soldi. E ce lo vogliamo dire pure che questo governo ha disatteso una cosa importantissima, l'acqua, il referendum sull'acqua che doveva essere pubblica, e invece in Sicilia continua a essere inspiegabilmente in mano privata, e che quindi noi vogliamo che l'acqua diventi pubblica, e anzi nei primi 100 giorni aderiremo alla convenzione a cui non ha aderito neppure lo Stato italiano dell'ONU, che dice che l'acqua è un diritto fondamentale dell'uomo, non è soltanto un bene pubblico come tutti gli altri. Perché se tu vai a tagliare alla vecchietta che non ha manco i soldi per pagare l'affitto e magari con la pensione ci mantiene il figlio sposato disoccupato, tu fai un crimine, perché togli dell'acqua un'acqua a chi non può pagare. Se tu gli tagli l'acqua al disoccupato che non può pagare, tu fai un crimine, una violazione di un diritto fondamentale. Allora io voglio dire che la mia è una proposta netta di alternativa, e devo dire persino più radicale di chi si pone alla nostra sinistra, perché non fa chiacchiere, ma individua i percorsi di un'alternativa e individua soprattutto delle forze che costruiscono un progetto di alternativa, perché uno può lanciare tutti i proclami che vuole, ma se non dà gambe a un progetto, quel progetto è destinato a non vincere. Negli ultimi 10 anni ci abbiamo provato per 3 volte per vincere con uno schieramento nettamente puro di sinistra. Ci abbiamo provato con Orlando contro Cuffaro, con Borsellino contro Cuffaro, con Finocchiaro contro Lombardo, e tutte e 3 volte abbiamo perso. Figurarsi adesso una piccola parte della sinistra che in uno scontro in cui c'è sul filo del rasoio uno scontro fra noi e una sinistra e una destra selvaggia, autoritaria, continuatrice del progetto di Berlusconi alleato con la Lega Nord, che è contro la Sicilia. L'ultimo acquisto di Musumeci è Scilipoti, il massimo naturalmente del governo dell'onestà che deve rappresentare la destra. Sappiamo tutti per quali nobili ragioni Scilipoti abbandonò l'ITV per andare per salvare il governo Berlusconi. Allora, ed è tutto così, Saverio Romano, Rudy Maira, quello Rudy Maira che alla regione siciliana ha fatto bocciare l'emendamento nostro, presentato dal nostro presidente della commissione antimafia regionale Lillo Speziale, che ha presentato un emendamento in una proposta di legge, una legge era, non emendamento, una legge che diceva che tutti gli indagati per mafia, associazione a delinquere semplice o corruzione, non potevano non solo essere candidati al Parlamento regionale, ma non potevano occupare alcun incarico pubblico. Bene, quella legge che hanno chiesto il voto segreto, e la destra ha bocciato quella legge, altro che governo dell'onestà. Invece noi abbiamo fatto un lavoro di grande pulizia nelle nostre liste, che sono la lista del Presidente, la lista Procetta, che sono la lista dell'UDC, che sono la lista del PD. Noi abbiamo applicato, perché una delle condizioni che io ho posto ai partiti, abbiamo applicato per la prima volta in Italia una norma che esclude persino gli indagati per questi fatti gravi. Se uno poi è denunciato dal condomino, vi voglio dire, mi pare che è un'altra questione, ma per fatti gravi, mafia, corruzione, eccetera, indagati, a tutte le liste che noi abbiamo presentato. Abbiamo fatto pulizia, a volte devo dire anche con eccesso, in un eccesso di garantismo, ma in una regione dove 8 presidenti sono stati in galera dal dopoguerra in poi, e gli ultimi 2 governi che sono finiti
per le stesse questioni legate alla mafia, io credo che noi abbiamo il dovere di essere persino eccessivamente perché non è che possiamo rischiare ancora i problemi di questo rapporto infausto fra mafia e politica. E abbiamo fatto pulizia, siamo l'unico schieramento che l'ha fatto. Gli altri, neppure il TV è uscito dalla scure di questa questione quando il proprio candidato è stato escluso dalla lista di Agrigento. Noi non abbiamo avuto questi casi. Non abbiamo messo i condannati, non abbiamo messo la gente in libertà provvisoria uscita dal carcere in attesa di giudizio definitivo nelle liste. Abbiamo puntato a un nuovo, a un rinnovamento. Per questo io dico la rivoluzione è già cominciata. Perché sia le modalità in cui è nata la mia candidatura, che non è stata proposta dai partiti, non è nata come Atena dalla testa di Giove, è nata dalla base, è nata dai giovani, è nata dai cittadini. Non, voglio dire, non è stato il frutto di accordo veloce e persino velocissimi dei partiti quando per esempio hanno dovuto sostituire Fava, che aveva una residenza falsa, perché non mi pare che abbia un'altra espressione. Io se avessi saputo di essere in difetto nella presentazione della mia candidatura mi sarei tranquillamente ritirato, perché non si può fare una figuraccia del genere per chi predica la legalità e pensa che la legalità e le leggi siano un valore. E non dice che il ministro dell'interno ha voluto escludere un partito, perché se il ministro dell'interno voleva escludere quei partiti avrebbe comunicato a liste presentate le incompatibilità, il fatto che Fava non era residente, e quelle liste sarebbero tutte decadute. Invece il ministro dell'interno, che è la signora cancelliere, che è una gran persona per bene, ha detto qualche giorno prima della presentazione delle liste che c'era questa incompatibilità e ha permesso giustamente a dei movimenti politici di presentarsi alle elezioni. Allora cominciamo a ripristinare la verità su queste questioni, che non si può fare vittime quando si è dichiarato il fatto. Non si può fare le vittime. Noi rispettiamo le posizioni degli altri, rispettiamo le candidature degli altri, ma questi non possono fare finta di non capire che involontariamente stiamo facendo un assist alla destra. Gli abbiamo proposto di fare le primarie quando non c'era la questione ancora da parte dell'UDC, ma cos'è la parola? E hanno detto no. Tu hai seguito la vicenda, l'ha seguita anche Anna Maria, che sono fra i primi che hanno diritto al movimento, Concetta Presidente, abbiamo proposto le primarie, le abbiamo proposte su una rete, glielo abbiamo detto. E Fava che disse, non farò mai le primarie con Concetta, offendendo persino anche personalmente. Io penso che non le voleva fare con me semplicemente perché le avrebbe perse, però questa è una piccola considerazione che non voglio neppure fare. Però ritengo che sia stato sbagliato accettare la sfida delle primarie, non accettare la sfida delle primarie, andare con una sinistra unita. Adesso però noi a sinistra abbiamo a sinistra, a centro, tutti gli italiani. I siciliani che vogliono veramente cambiare le cose in Sicilia hanno un dovere, quello di capire qual è la posta in gioco. È la prima volta che un presidente dichiaratamente antimafia dà al dopoguerra la possibilità di vincere le elezioni. Allora io vi dico, come hanno detto le donne quanto dovevano cacciare Berlusconi, se non ora quanto? Se non ora quanto? Dividerci sulle questioni ideologiche, pensando di puntare al 5%, che a volte in qualche caso mi sembra possibile, impossibile nelle liste, di alcune anche a giudicare dai sondaggi, per rivendicare un 5% che magari faccia assicuri qualche deputato e prendiamo invece una scommessa che è storica, la possibilità di cambiare. C'è un egoismo politico, non è possibile, perché il dovere dei partiti è innanzitutto di difendere quelli che sono gli interessi pubblici, di pensare a un progetto. E guardate, se cambia la Sicilia cambia l'Italia, non stiamo parlando di una sfida da nulla.
e si guarda all'Italia anche dall'Europa, di questa Europa dove due politiche oggi si scontrano. Si scontra la politica di coloro che vogliono fare la difesa dell'euro con il rigore e sangue per i deboli, con i licenziamenti, la politica di quella Germania che ha accumulato ingenti risorse di euro e vuole mantenere il valore del rapporto di cambio fra euro e dollaro per garantire la ricchezza di banchieri e finanzieri per a scapito delle economie deboli e dei poveri, a scapito dello stato sociale. Perché c'è la crisi in Grecia, perché c'è la crisi in Portogallo, perché c'è in Spagna, perché c'è in Sicilia, perché c'è in Italia? Perché c'è oggi questa logica, che è questa politica che è esclusivamente deflattiva, che tende a mantenere il valore dell'euro, e per fare questo bisogna fare una politica di lacrime e sangue, una politica che noi non vogliamo fare. Noi vogliamo invece che dalla crisi si esca allargando la base produttiva, producendo di più. Questa Europa deve essere capace di scommettersi in modo nuovo sul mercato internazionale. È un'Europa che non cresce, dove non si fanno figli, dove si respingono gli immigrati quando ne abbiamo bisogno, perché se non cresce la popolazione, non cresce l'economia. Abbiamo città che decrescono il numero di abitanti, decrescono i consumi e decresce la forza lavoro. Allora capace di una scommessa nuova. Un'Europa che in questi anni ha puntato soltanto ai mercati dell'est Europa per avere forza lavoro sottopagata, sottopagata a 300 alla Fiat, se ne va a Termini Imerese, perché i polacchi, gli operai polacchi vengono pagati a 300 euro. Allora per esempio è giusta la battaglia che stiamo facendo in Europa, e i socialisti, che fa il gruppo socialista e democratico in Europa, che dice per parità di salario, per parità di lavoro, parità di salario in tutta Europa, e cominciamo a eliminare la concorrenza selvaggia che è un fattore di destabilizzazione sociale in Europa. E allora, però solo che anche questa politica di espansione all'est è finita, e allora che fa l'Europa? O comincia a aprirsi al Mediterraneo, all'Africa. L'Africa oggi è diventata una colonia dei cinesi, perché l'Europa è incapace di intraprendere un rapporto di collaborazione commerciale con questi paesi, che sono mercati in espansione. Tra l'altro sono gli unici paesi dove cresce la popolazione, quindi potenzialmente aumentano i consumi. Allora fare sviluppare l'Africa significa non solo fare un gran lavoro sociale di solidarietà, ma significa creare mercati di consumatori, significa creare anche produttori. Un asse euro-africano porterebbe a delle conseguenze incredibili dal piano dello sviluppo. E la Turchia cresce con l'8% del PIL l'anno, e la Cina che rivede i vorticosi. Oggi le navi cinesi attraversano il Mediterraneo per andare a portare i prodotti a Rotterdam. La Sicilia deve essere capace di intercettare questi traffici e si deve proiettare sul livello internazionale. Ma che classe dirigente ignorante che abbiamo avuto in questi anni, non solo con Rotta, ma anche ignorante, incapace di affrontare una crisi. Come elemento di crescita, uno statuto che è servito solo alla mafia per farsi gli affari, e invece doveva servire a fare gli accordi, deve servire a fare gli accordi internazionali, a proiettare la Sicilia. La Sicilia può fare accordi con la Tunisia, con il Marocco, con la Libia, con l'Egitto, con la Cina, con i turchi, può incominciare col Medio Oriente arabo, fare investire. L'altro giorno parlavo con degli imprenditori di Catania e io gli ho detto: guardate che ieri è arrivato Zamin a Palermo. Zamin è un principe saudita, che è uno che è responsabile fra l'altro della Camera di Commercio italo-araba, che è fatta insieme da imprenditori italiani e imprenditori arabi. Bene, e vuole investire in Sicilia 5 miliardi e fare il turismo. Allora sapete come ha detto quell'imprenditore? Ma guarda che se noi abbiamo le autorizzazioni anche noi investiamo. Ed è la verità.
Sapete quanto sono le autorizzazioni che attendono di essere autorizzate nei cassetti della regione siciliana? Secondo Confindustria sono l'8% del PIL, cioè significa che se noi sblocchiamo quelle autorizzazioni saremmo l'unica regione europea che cresce. Allora nei primi 100 giorni noi almeno il 3-4% di quelle autorizzazioni li vogliamo sbloccare, sburocratizzato attraverso le conferenze di servizi permanenti che dovranno essere fatte, perché non si può aspettare 3 anni, 4 anni per avere un'autorizzazione e poi come col fotovoltaico e con l'eolico, che per praticamente quelle autorizzazioni sono uscite solo perché gli imprenditori hanno pagato la tangente a funzionari e politici. Dobbiamo cominciare, anche la sburocratizzazione contribuisce alla battaglia contro la corruzione. Dare tempi certi, il cittadino deve avere tempi certi, e poi cominciamo a eliminare tutta una serie di battelli inutili. Guardate, la TOSAP, che è la tassa sul suolo pubblico che pagano gli albergatori, i caffè, i ristoratori, i bar per mettere i tavoli, incide in modo spaventoso nell'attività di queste attività. Alla fine, siccome costa tantissimo, gli operatori non mettono i tavoli fuori, ma con questo decrementano le loro attività. Perché? No, e i comuni non guadagnano nulla. Allora aboliamolo e favoriamo questa tassa, favoriamo invece lo sviluppo di queste attività turistiche. Un ragazzo, una ragazza si possono aprire un gazebo, mettono dei tavoli anche opportunamente fatti bene, che rispettano l'ambiente, l'architettura di una zona, e non gli facciamo pagare tutti questi barzelli, favoriamo che si creino un lavoro pulito e favoriamo anche la crescita turistica. E allora è su tutto questo che scommettiamo. I fondi europei, 809 milioni spesi in 4 anni a fronte di 6 miliardi e mezzo di finanziamento. Quante migliaia di posti di lavoro potevamo creare? E il patto dei sindaci, se noi produciamo energia solare, lo dicevo prima ai precari, noi creiamo in Sicilia 24.000 posti di lavoro, basta creare, mettere i pannelli negli edifici pubblici. I comuni risparmiano metà della bolletta energetica che possono dedicare ad altre. Pensate quant'è la bolletta energetica a Trapani, almeno 3 milioni di euro, risparmio 1,5 milioni. Il nostro capogruppo lo dice di più, allora quanto? 4-5. Beh, è una bella cifra, ne risparmiano 2-2,5, no? No? Che sono una bellissima cifra, no? Che può essere dedicata a sociale, alla solidarietà, a fare altro lavoro. Sapete quanto questo calcolo in Sicilia quanto porta? 2 miliardi e 750 milioni di euro, a 5 milioni e mezzo di euro per nuovi che arrivano dall'Europa, e a 24.000 posti di lavoro, 12.000 li dedichiamo ai precari, gli creiamo un lavoro vero, un lavoro produttivo, e poi gli altri assumiamo i giovani, di 90 euro. E le norme urbanistiche. Può essere che c'è il 90% dei comuni siciliani che non hanno il piano regolatorio. Io sarò molto chiaro. I comuni che non approvano i piani regolatori, se è responsabile il consiglio, l'Italia il consiglio, se è responsabile il sindaco, se ne va a casa il sindaco. Ma dobbiamo trovare una soluzione per rispettare il territorio e l'ambiente. E creare lavoro. Guardate che si creano migliaia di posti di lavoro se si ha un piano regolatorio. Perché si possono autorizzare gli investimenti produttivi. Vogliamo avere un piano chiaro dove si può fare agricoltura nel territorio siciliano, dove si può fare industria, dove si deve fare turismo e dove si deve rispettare, e dove ci sono dei parchi che devono essere rispettati. Ma questi parchi, beni culturali, beni museali, che sono delle opere morte oppure sono delle opere viventi? Se sono delle opere viventi devono servire al turismo, perché in un museo anche antico, se tu vuoi creare degli interessi, comincia a ospitare il grande maestro dell'arte contemporanea che viene e attira visitatori che pagano il biglietto, oppure ci fai le caffetterie nei parchi archeologici, ci fai il centro di ascolto musica, il luogo dove ascoltare poesia e teatro,
ci fai delle attività che servono a mantenere i siti archeologici e a creare lavoro, e possibilmente li fai fare ai giovani, alle cooperative dei giovani, ai privati che investono e danno e creano ricchezza invece di avere perdite nel mantenimento dei suoi beni. Nei parchi facciamo fare spaziali di turismo. C'è una Sicilia che blocca tutto, che non produce nulla e che l'unica cosa che non proibisce è solo la mafia e la corruzione. Quelle sono libere. Sono libere. La dove non c'è arma in Puglia è proibisce. Tutto si fa se ci esce fuori qualcosa in termini di corruzione, altrimenti sei bloccato, non puoi fare. Allora dobbiamo cominciare a specchiarla. La Sicilia deve affidare la sfida, deve affermare la sfida della contemporaneità, ma anche della difesa del lavoro. Termini Merese, la Fiat se ne va. Bene, allora, visto che tu te ne vai, il governo italiano non è che ci può dire alla Fiat che noi non possiamo fare automobili. Chiamiamo la Toyota, che era un'altra ditta straniera, la portiamo qua e li facciamo diventare europei e esportano in tutta l'Europa e vediamo se la Fiat poi con la concorrenza in cassa non riapre a Termini Merese. Ma fino a quando c'è un governo di Ascari che di fronte alla chiusura non reagisce e che ha anche paura perché non ha le carte in regola, è chiaro che noi dobbiamo subire questi ricatti. Allora l'autonomia della Sicilia, la bandiera giallo-rossa della Sicilia, non si scrive solo e si mette nei simboli, si pratica la difesa della Sicilia e della sicilianità come lotta contro i grandi poli industriali che stanno abbandonando l'isola dopo aver inquinato e distrutto i territori. Guardate, io lì sarà molto chiaro, questi riprendono le produzioni e il lavoro e fanno le bonifiche rispetto all'ambiente, la difesa dell'ambiente. O io gli imposto una causa miliardaria che i soldi che dovranno risarcire alla Sicilia saranno, e per la distruzione del territorio siciliano, saranno talmente tanti che loro non se lo dimenticheranno, faranno fallire queste aziende a livello nazionale. Dobbiamo essere chiari, non possiamo accettare una servitù che è una schiavitù. La Sicilia deve anche riprendere le sue vertenze in materia di agricoltura, per esempio, in materia di pesca, che sono fortemente penalizzate dalle politiche europee. Quando tu metti una maglia di 4 cm sulla pesca, è chiaro che tu non vai a fare pescare nel Mediterraneo, no, puoi pescare solo nel Mare del Nord, perché è quindi la pesca, che è un settore che in Sicilia occupa 30.000 addetti, è un terzo della pesca fortereccia peschereccia italiana, della flotta peschereccia italiana, rischiano di fallire i piccoli e medi operatori, perché quelli grandi se ne vanno a pescare in alto mare, ma quelli piccoli pescano vicino a riva, dove i pesci sono piccoli. Allora dobbiamo fare delle misure. Allora vi rendete conto, e i trasporti da Trapani a Siracusa, quando ci impiegate 12 ore, come voglio dire, Parigi Bruxelles invece si fa in un'ora, Roma Milano si fa in 3 ore. Naturalmente noi siamo la cerere, certo che chiudono le tratte ferroviarie, perché chi se lo prende il treno se ci deve impiegare 12 ore? Ma se tu da Palermo, a Catania ci stai un'ora e da Catania a Trapani ci stai un'ora e mezzo, la gente se lo prende il treno. Ci metti in collegamento persino i tre aeroporti della Sicilia, no? Anche lì, Virgin non è collegato come dovrebbe essere collegato, deve diventare un fattore di sviluppo di questa terra. Guardate che Bergamo è arrivata a 40 milioni di passeggeri l'anno, 4 milioni Trapani, può crescere Trapani, ma dobbiamo creare i collegamenti, allora pensiamo a un sistema di trasporti moderni, in cui non ci sono anche lì le posizioni di potere consolidate, dei gruppi che hanno interesse a mantenere alcuni scali piuttosto che altro, e allora dobbiamo cominciare a fare sul serio. E l'agricoltura? È proponibile che oggi non abbiamo più nessun prestito bancario, che all'inizio dell'anno il produttore se ne deve andare dall'intermediario e dirgli prestami i soldi, però quello quando ti presta i soldi a fine anno il prodotto glielo devi andare a vendere a lui, ti dice lasciami il prodotto, domani ti dico quando te lo pago. Allora vogliamo dare una dignità agli agricoltori, garantiamo i prestiti
ai produttori agricoli per le spese di esercizio dell'anno, per l'anticipazione di queste spese. Vediamo la possibilità, non ci costa nulla guardare la garanzia, perché i produttori agricoli garantiscono quella terra, non è un prestito senza garanzia. Però le banche oggi spiegano prima di chiudere, non danno più soldi ai produttori agricoli, allora dobbiamo intervenire seriamente se vogliamo rilanciare l'agricoltura senza chiacchiere. Vogliamo cominciare a dire che daremo incentivi alle aziende che assumono i giovani, donne, uomini sopra i 50 anni, e dico che daremo uno spunteggio speciale persino a quelle imprese che fanno questa politica sociale e assumono persino i diversamente abili, no? Invalide, come si dice, le categorie speciali che non sono speciali per nulla, perché sappiamo che c'è un criterio molto largo. Io dico diversamente altro, perché ho ridotta capacità lavorativa. Se tu lo assume, hai un punteggio in più per partecipare alle gare pubbliche, allora diventa un incentivo vero. E allora trasformiamo l'impresa in impresa etica, e le imprese che denunciano pure il pizzo, il racket e la corruzione avranno punteggi in più, e cominciamo a trasformare le imprese in imprese etiche e sociali, e le imprese che sono che rispettano, che hanno maggiori misure di sicurezza, anche lì avranno dei punteggi a griglia. Allora facciamo lavorare noi astrattamente le imprese tutte, ma tutte le imprese che cominciano a pensare che hanno dei doveri nei confronti della società e dei più deboli. Allora cominciamo a mettere in campo un sistema che è fatto anche di inclusione sociale e di solidarietà. Io penso che non si può tagliare sui deboli, sui ragazzi, sulle ragazze che stanno in una carrozzina. Non si può tagliare, perché è immorale. Non si può tagliare, perché tu neghi il diritto alla vita a una persona che non può camminare, che ha il diritto di uscire di casa e farsi una passeggiata, di assistere a una processione, a un concerto, di andare in chiesa, se vuole, o di giocare a biliardo, come tutti gli altri, perché sono ognuno di noi è come tutti gli altri, perché la differenza non è una qualcosa che sminuisce il valore di un essere umano, ma invece è una bellezza. Io dico, queste ragazzine in carrozzina sono dei principi e delle principesse, noi dobbiamo volerli bene, invece se è una società che non pensa alle barriere architettoniche, che pensa ai italiani, allora capite bene che non si tratta solo di esprimere solo il tuo voto per le solite cose, ma di fare veramente una rivoluzione. Io penso, la sanità, ma perché la sanità si ferma in ospedale? Oppure si completa dopo? Se un vecchietto dopo 4 giorni io l'ho cacciato dall'ospedale, chi lo assiste a casa se non c'ha nessuno? Se un ragazzo che si è intossicato della droga, dopo non trova chi lo segue dopo un mese c'è cascato di nuovo. E se una ragazza ha avuto un TSO e dopo un trattamento sanitario obbligatorio per questioni di igiene mentale, problemi psichici, e dopo non trova nessuno, che magari se ne va in una casa che dove non vuole andare, la famiglia magari non vuole andare, però non la vuole, e che magari qualche volta è anche persino responsabile di quel disagio, persino qualche volta involontariamente. Ma chi segue queste ragazze? I ricchi fanno analisi, i poveri vanno nei manicomi. Vogliamo cominciare a stabilire che hanno gli stessi diritti i ricchi e i poveri nelle cure, e cominciare a stabilire norme di uguaglianza semplici, e che se uno invece vuole la clinica miliardaria se la deve pagare lui e non gliela deve pagare la regione, come avviene adesso in modo molto chiaro. Però invece nelle strutture pubbliche noi dobbiamo cominciare a garantire i servizi che oggi vengono negati ai poveri e ai più deboli, e cominciare una sanità che si integra anche con l'assistenza, che in qualche modo diventa un servizio socio-sanitario assistenziale, cioè che deve pensare alla dignità dell'uomo. E vogliamo dirci che nella dignità dell'uomo ci entrano anche gli operatori che attualmente sono soltanto promossi o meno, spesso perché appartengono a un partito o sono amici del presidente o dell'assessore di turno, e che gli operatori sanitari, i dirigenti, i direttori, i chirurghi si scelgono perché sono bravi e perché hanno i titoli per essere nominati. E caste. E allora cominciamo a dire, bene, questa io per me è la rivoluzione.
rivoluzione della dignità, mettendo al centro i cittadini. Potremmo parlare per ore di programma. Io però, guardate, ve lo dico con estrema sincerità, i programmi belli li faranno tutti, intanto noi ce l'abbiamo, siamo gli unici che l'hanno pubblicato e sono gli unici che parlano di argomenti seri e parlano di profonda trasformazione. Per esempio, non capisco perché la sinistra alternativa non si dovrebbe riconoscere in questo programma, che mi pare molto più rivoluzionario del loro, tra l'altro. No, me lo dicono che hanno il coraggio di esprimere tanta radicalità. Però così è il mondo che ci possiamo fare. Io penso che alla fine i siciliani capiranno qual è, perché bisogna votare per cambiare veramente. Però guardate, io in questa battaglia ci metto la mia storia, che è una storia chiara. Ti sei alleato con questi partiti, a parte che questi partiti io ho posto delle condizioni, ma io sono Rosario Concetta, con la mia storia. Rosario, che non vuole fare il governatore o l'onorevole presidente, che se ne va una volta ogni tanto in qualche comune, in qualche provincia, che è tenuto l'onorevole presidente, perché ha fatto tanto per la nostra città, per la nostra provincia, cioè niente, ma vuole essere uno che per esempio ogni mese fa un'assemblea in ogni provincia e fa il controllo programmatico. E lì con un'assemblea aperta in cui i cittadini possono dire quello che pensano. E non c'è l'onorevole presidente, c'è caro Rosario, noi ti abbiamo dato questo compito, tu ci hai promesso questo, cosa hai fatto? Questa cosa l'hai fatta bene o l'hai fatta male? È un modello, diciamo, delle assemblee di fabbrica, delle assemblee sindacali, perché io ci sono stato in fabbrica, ho fatto persino l'operaio in fabbrica, mica sono nato, come si dice, sono il solito figlio di papà, poteva pagare, me ne sono andato a lavorare in fabbrica. Io ho continuato a fare i sacrifici e non devo dire grazie a nessuno, se non ai cittadini che hanno riconosciuto il mio ruolo, eccetera. Guardate, non ho avuto i potenti che mi hanno sostenuto. Ho imparato 4 lingue, conosco il francese, l'inglese, l'arabo, sono diventato un grande esperto di informatica, ho girato il mondo, ho lavorato nel mondo, poi ho scelto l'impegno di stare nella mia città per difenderla dalla guerra di mafia. Guardate, a me questo, io facendo il sindaco di Genova, non c'è veramente niente, altri spesso sono diventati ricchi, io l'unica cosa che ci ho guadagnato è la guerra di morte da parte della mafia, e da 10 anni vivo una vita super blindata. Sono 10 anni che non mi affaccio al balcone di casa mia, dove ho i vetri 4 centimetri alti Kalashnikov, e così a Bruxelles, e così a Parigi. Una persona come me non ha bisogno di prendere in giro la gente o di candidarsi perché vuole diventare l'onorevole presidente. Io sono una persona semplice che è stato sindaco di Genova e tutti chiamano Rosario, quando ancora sono presidente, sono primo vicepresidente della Commissione, a volte quando penso ai miei titoli mi gira la testa, sono primo vicepresidente della Commissione Antimafia Europea che ho fatto costituire io, sono componente della Commissione Affari Giustizia, Affari Interni, Immigrazione e non so quant'altro. Faccio parte della delegazione del Mashrek che si occupa dei problemi dell'Oriente Arabo. Sono osservatore per i socialisti e i democratici delle rivolte delle primavere arabe a cui ho pure partecipato qualcuna, ha partecipato persino alle manifestazioni con Benalì, sono stato anche osservatore elettorale e lo sono per il gruppo socialista e democratico. Quindi diciamo uno che si potrebbe sentire importante, io invece mi sento soltanto il Rosario di sempre, che quando andava a scuola la mattina mia madre mi dava una paghetta e dovevo decidere se comprare il panino o l'autobus, e io mi prendevo, mi pagavo il panino perché non mi volevo vergognare durante la ripresa. Questo io sono, una persona che vuole continuare, che ha mantenuto un profilo, quel profilo che mia madre mi ha sempre detto, o di non tenersi meglio poveri che onesti. E che quando è diventato sindaco ho avuto il coraggio di fare la più grande battaglia che una città siciliana ha condotto mai contro la mafia. Nei 6 anni in cui sono stato sindaco è nata l'associazione di ragazzi più forte d'Italia, 150 iscritti, è nata la rivolta di Ivan Lombello, Antonello Montante, che è nata da Gela, perché io ho denunciato Di Vincenzo
come interrente di Cavaliere del Lavoro, poi con Dante venne eletto col mio contributo, col mio sostegno al Presidente di Comunità. E quindi Vincenzo è andato in galera grazie alle mie denunce, che sta sempre su 450, e gli hanno stato 450 milioni di euro di come si chiama, di beni, che non sono proprio muscolini. Nel processo dei pizzi sui rifiuti a Gela ho testimoniato per 6 ore e mezza quest'estate, nel processo della persona che mi aveva minacciato 10 anni fa quando ero diventato sindaco di Gela, ho testimoniato 1 ore e mezza, però quando ho detto, quindi io ho preso sulla mia pelle la battaglia della mafia, non ho fatto le chiacchiere della mafia, dell'antimafia. Ho fatto un impegno completo, non mi sono dichiarato, né voglio fare la vittima della lotta alla mafia pur sapendo di essere condannato a morte da parte. Io invece dico che la mafia a me mi deve denunciare per mobili, perché non ho 350 arresti in 6 anni. E con questo coraggio, con questa semplicità e anche con questa felicità, ve lo dico. La felicità di aver magari perduto la libertà personale in cose che magari poter stare magari una sera in giro in una pizzeria o di poter uscire di casa quando ti pare, le cose che mi pesavano di più nei primi tempi che ho avuto la sera, che ho dovuto fare uno come me, se era un pochettino saggio, era andarsi a scegliere una località seguita e godersi la pensione appena finiva l'attività parlamentare, invece penso questo impegno, me l'hanno chiesto tanti ragazzi, tante ragazze che hanno creduto e credono in questa candidatura. Allora guardate, io non tradisco, però non tradite la Star Sicilia, a volte ci miseriamo in piccole questioni, il delegato, il candidato che salta lì, che non poteva essere candidato lì, chi va nel listino, chi non va nel listino. Guardate, io ho un grande progetto che non può essere confuso con queste piccole cose, ed è l'unico progetto di reale cambiamento che noi in Sicilia per il doppio periodo e no. Io guardate, non tradisco e sono sicuro che anche voi non tradirete.